Mi ha chiesto dei wine, mi ha chiesto la ristorazione. Cioè, lei è l'esperto, l'esperto veramente, per cui mi sono dovuto documentare e lo leggo perché se no non mi ricordo. Va benissimo. Allora, l'INAIL registra sia le malattie professionali sia gli infortuni riconosciuti. Sono cifre, come diceva lui, molto diverse da quelle che ha dato lui, che provengono dalle ASL o dalle ATS. Cioè c'è sia per gli infortuni che per le malattie professionali una diversa registrazione. Io vi do i dati di 14 anni, dal 1999 al 2012, si trovano sul punto, ci sono nell'INAIL. Poi casomai vi lascio i due opuscoli che ho registrato. Per quanto riguarda le malattie professionali, in 14 anni sono solo 113.217. Se lui ha detto 48.000 in Lombardia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questa è tutta Italia. Tutta Italia? No. Comunque qui sono 100. In un anno 48.000, hai detto tu, quindi... No, scusi, ho sbagliato. 2.000 per l'area di malattie professionali. 2.000 all'anno. In Lombardia? No, 2.000 all'anno. Sono state... Le malattie professionali 2017 sono state 58.000. Secondo l'INAIL. In un anno, nel 2017. Mi sembra strano. Vabbè, qui in 14 sono dati che ho preso sulle statistiche dell'INAIL. Anch'io. Ma c'è anche da ridere perché a volte sono diverse. Comunque, non è possibile che da 113.217 in 14 anni siano passate a 58.000, se qualcosa che non fa. Hanno fatto due persone diverse. Forse. Comunque, allora non crediamo ai numeri, l'agricoltura ha 3.691 malattie professionali di tutti i tipi, cioè il 3,5% delle malattie professionali, non sono tante. La ristorazione ne ha invece 1.178, cioè ancora meno. L'1%. L'anno. Scusa, perché per 14 anni. Il casino è perché queste 58.000 sono quelle denunciate. Lui invece queste sono le riconosciute. Sì. Questa è la differenza. Queste sono quelle riconosciute. Sto dicendo quelle riconosciute. Come vedete, sia il settore dell'agricoltura, un po' più rischioso come malattia, sia il settore della ristorazione hanno come riconoscimento una parte molto piccola, no? La ristorazione è l'1%, l'agricoltura è il 3%. Quelli che sono i settori più pericolosi sono sempre gli stessi, e cioè il primo è sempre le costruzioni, è sempre l'edilizia. Sono 19.359, il 17% sono questi settori. E anche vedremo che è uguale per gli infortuni. L'edilizia è proprio la peggiore delle professioni che potete fare. Poi vediamo qual è il... No, le altre sono tutte molto più basse. La più alta qui è 2.000. 4.000 è sanità e servizi sociali. La sanità c'è un bel carico di malattie professionali. Non ve le leggo tutte, casomai ve lo lasciate, vi lascio, probabilmente queste sono anche un po' più vecchie. Adesso vi dico degli infortuni. Questo qui è nel settore ristorazione. Andiamo di prima. Ovviamente gli infortuni mortali hanno come in testa le costruzioni, ma la seconda classificata
in questa triste gara è l'agricoltura. Cioè, gli infortuni sono pochi in generale, però sono gravi quando capitano. C'è ribalta il fratello. Sì, esatto, è uno dei mezzi che farà, sarebbero più. È più facile prevenire queste morte di bandamento, che sono le più frequenti, perché basta mettere o il capo sopra, no? Ecco. Il tettuccio rinforzato, che quando si ribalta non si schiaccia, questo è poi. Alcuni lo mettono, altri. È per legge. Sì, dovrebbero metterlo per legge. Poi c'è anche, per dirvi cosa potete trovare in questo, potete trovare anche, per esempio, nel settore ristorazione, quelli riconosciuti, che sono i gravi o i mortali, con le modalità per cui sono avvenute. Per esempio, le più frequenti sono infortuni elettrici. L'interruttore magnetotermico differenziale era difettoso e non sezionava il circuito elettrico. Con il braccio destro metteva in collegamento la struttura metallica dell'avello col tubo flessibile, eccetera. Ci sono proprio tutte, per cui può essere utile anche leggere queste notizie qua. Poi ci sono quelli con i carrelli, poi ci sono l'infortunato non indossava il casco di protezione, c'era un buco per terra, apertura sul pavimento non protetto, si è cascato dentro. Poi, per dire, cornicione largo 80 cm l'hanno fatto andare su e lui è cascato giù, e così via. Venuto in sé, le ruote non avevano i freni di bloccaggio e quindi è stato investito. E questo è solo il settore di ristorazione. Non ve le leggo tutte, ma ve lo lascio, poi ve lo potete verificare. Credo che ci siano anche degli aggiornamenti rispetto a questo che finisce nel 2012. Quello che c'è anche in questa cosa, che è dell'INAIL, è il profilo di rischio per settore lavorativo, per cui ci sono i profili di rischio sia dell'agricoltura che della ristorazione. Vi dico dell'agricoltura, i principali fattori di rischio individuati dall'INAIL sono cadute e scivolamenti. Questo è frequente perché il pavimento delle cucine è spesso bagnato, per cui una delle maggiori frequenze di infortuni sono proprio uno che casca sul pavimento bagnato. Rischi meccanici, questi invece sono i più seri, perché sono quelli dovuti alle impastatrici, a delle macchine che molto spesso vengono usate senza il blocco europeo che è obbligatorio. Macchina carne. No? C'è una famosa cantante che ci ha perso una mano. La falangina. Sì. Perché ha messo la mano nell'impastatrice quando girava. La Nannini. La Nannini, bravo, perché c'è la pasticceria Nannini famosissima. Sì. Poi c'è il rischio elettrico, abbiamo visto che è il più pericoloso, perché se non è ben a norme serie si fugge. Poi ci sono i rischi di natura biologica e di natura fisica. Quelli di biologica riguardano soprattutto quelli che usano i rifiuti. I rifiuti sono pericolosi perché trasmettono le infezioni. Voi sapete che c'è stato un caso, però non un lavoratore, uno studente che ha mangiato la pasta che stava fuori dal frigorifero da 5 giorni, è morto perché era infetto, molto pericoloso. Dopodiché è chiaro che c'è una serie di misure sanitarie, soprattutto sulla modalità di raccolta, di conservazione e di frequente eliminazione, perché più stanno lì più diventano pericolosi, poi ognuno se lo guarda per conto di dinosauri. E poi c'è la movimentazione dei carichi. La movimentazione dei carichi è frequente e è la causa delle più frequenti malattie di tipo osseo, no? Soprattutto la colonna vertebrale, perché
si spostano i calderoni, cioè il movimento dei pesi in ristorazione è noto come fattore di rischio per la colonna vertebrale, dall'ernia del disco alla trombosi. Da ultimo riguarda invece le persone che fanno pulizia, soprattutto donne, insomma, no? Perché? Perché per fare pulizia si usano delle sostanze tossiche, per esempio l'acido amoniaco, per esempio l'ammoniaca, no? Certo, una volta si usava la formalina, una volta, adesso spero che non la usino più perché è cancerogena. Di fatto le statistiche dicono che il personale di cucina che fa pulizie di questo tipo va incontro a delle affezioni polmonari, dell'apparato respiratorio, dalla bronchite alla bronchite cronica, non al cancro per fortuna, però hanno sicuramente la frequenza più elevata di questo. Una volta in ospedale si disinfettavano, no? Le stanze con i vapori di formaldeide. Anche in strada. E poi si mangiavano anche le pastiglie perché c'era il formitrol che noi succiavamo perché era buono, però è anche pericoloso. Ma adesso neanche in ospedale non si è proibito. Sì. È proibito solo in ospedale. Sì, 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 sì. Non lo fanno più, per cui è una sostanza. Sì, quando sigillavamo tutto, perché io ho lavorato tanti anni in ospedale, e quindi si sigillava la stanza, poi. Voi in ospedale usavate anche cose peggio, perché usavate il clorofene per fare la sterilizzazione delle nerse. Lì dentro c'era la diossina. Ecco. Una volta, per fortuna. Adesso è migliorato. Va bene. Allora, io non ve lo leggo di più, nel senso che vi dico dove lo trovate. Cioè, ci sono le statistiche ISPESL, INAIL, che sono pubbliche. Poi c'è una pubblicazione che ve la lascio del 2017, quindi più recente, che è la salute delle cucine. C'è anche una checklist che magari vi lascio, che è invece fatta per l'agricoltura, in cui ci sono tutti i rischi elencati e possono essere tutti, possono avere una buona guida, dove come in tutte le checklist si dice presente o non è presente. Se ne leggo dei rischi, per esempio, tutte le superfici calde vicine a gradini con le mani, maniglie e parti integrate del trattore usate come appigli per salire che possono essere toccate, sono protette? Sì, no, e così via. Tutti questi ci sono, non ve lo leggo neanche, intanto ve lo lascio e poi non ve lo ricordate perché sono, vi dico subito quanti punti. Perché le macchine in agricoltura sono molte di più che nelle cucine. Sono 97 domande. È presente lo schermo di protezione della lama sotto il piano di lavoro e così via. C'è tutto una checklist molto utile per vedere. E io con la respirazione non vi dico di più, ma vi lascio, credo che siano, non sia tutto, ma c'è un buon materiale. Per l'agricoltura vi parlo solo di un argomento, anche perché il resto lo trovate lì, e l'argomento sono i pesticidi con i defoglianti. Io sono Belisbe, che è medici per l'ambiente, insieme a Medicina Democratica e ad altre organizzazioni siamo l'edici di una sconfitta, nel senso che abbiamo cercato di impedire all'Europa di rinnovare il permesso di usare il glifosato e invece l'hanno rinnovato. L'hanno rinnovato per altri 10 anni. C'è stata una battaglia tremenda. I defoglianti, cioè quelli che ammazzano l'erba, i diserbanti, sono i più pericolosi. Hanno una tradizione molto brutta, no? La
di tutta è quella della Agent Orange che usava in America nel Vietnam per delineare che conteneva la diossina. Poi il diserbante per le design era il 2,4-D, cioè un derivato della diossina, per cui si mangiavamo. Poi è stato sostituito col mentazone la trazina è cancerogena, c'è una ricerca a Torino sugli agricoltori, c'è un eccesso di linfomi, non ho fra chi si occupa delle risaie. E adesso invece è di moda, e cioè è il più usato in tutto il mondo, il Roundup della Monsanto. Chi fa l'agricoltore lo sa perché è quasi obbligatorio usarlo, che è il glifosato. Allora, sul glifosato c'è stata una battaglia che vi dice come gli interessi sono molto potenti. La Monsanto è ancora più potente perché lei se la mangia. Dopo vari studi, la IARC, che è l'Agenzia per il Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato come possibile cancerogeno il glifosato per una serie di studi che poi vi cito. Dopodiché hanno passato la palla al balzo all'EFSA, che è l'organizzazione sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa di alimenti e che sta a Parma, è in Italia, e l'EFSA invece ha dichiarato che non è affatto vero che lo IARC diceva delle fandonie. Questo per dire che l'intervento degli interessi economici è più forte sull'EFSA che non fatto solo questo. L'EFSA di solito, per esempio per il bisfenolo A, che è il monomero del policarbonato, che è un interferente endocrino tremendo, che ci fanno i ciucci, l'NSI dice che per i bisfenolo di nanogrammi, invece l'EFSA dice no, si può arrivare benissimo ai microgrammi, cioè mille volte. Dopodiché l'industria, che è furba, delle cose, ha fatto questa pressione, ma ha ritirato almeno i ciucciotti di policarbonato perché si facevano i ciucci. Per cui in realtà questo è un braccio di ferro in cui ognuno usa le sue armi, e questo ha permesso all'Europa di ignorare il parere IARC e di rinnovare la licenza del glifosato. Il glifosato, tanto, è famoso nel mondo perché è stato il diserbante utilizzato in Colombia nel famosissimo famigerato Plan Colombia, elaborato dalla NATO per distruggere le piantagioni di coca della Colombia, che hanno irrorato per 7 km lungo tutto il confine dell'Ecuador. E quindi lì ci sono delle, però nessuno le sente, non capisco perché c'è il maggior numero di esposti, perché tutti gli abitanti dei 7 chilometri sono stati isolati giorno e notte dagli aerei con tonnellate di questo glifosato. E allora ci sono effetti gravi sul polmone, morto un sacco di gente, anche tipo acuto, polmoni di chimica. E soprattutto sono stati verificati anche delle gravidanze a rischio con delle modifiche genetiche dei figli. Questa cosa qui a me risulta strano se non l'abbiano, per esempio, citata quelli che hanno fatto gli esperimenti, lo IARC, e non l'abbiano citata neanche. Però hanno citato altri studi epidemiologici che hanno confermato che ci sono questi disturbi.
per esempio, teratogeno. Sì, però non l'hanno accettato, perché era cancerogeno, ma non è stato riconosciuto da nessuno l'effetto riscontrato per qualcuno. Anche perché dicono che sono gli additivi, più che il glifosato essere pericoloso, gli additivi sono stati cambiati, sono tutti questi svicolati che non hanno senso. Comunque, anche l'Istituto Ramazzini ha fatto degli animali confermando questi effetti a breve termine. Adesso sta facendo gli effetti a lungo termine, perché per verificare l'effetto cancerogeno bisogna esporre per gli animali per parecchi mesi, qualche anno, anche per l'uomo tanto, cioè, vengono dopo 10-20 anni. La cosa più preoccupante, secondo me, del glifosato e dei pesticidi, un conto sono i defolianti, un conto sono i fitosanitari, che sono invece per gli antiparassitari, i pesticidi, perché sia gli erbicidi e molto di più i pesticidi hanno un effetto che, secondo me e secondo anche molti studiosi, più di 200 dopo, è peggio di quello della glicina. Hanno la capacità di interferire con gli ormoni, si chiamano infatti interferenti ormonali. Siccome gli ormoni che abbiamo noi sono molto potenti e agiscono a quantità molto basse, nanogrammi sono un miliardesimo di grammi, sono un millesimo dei microgrammi, per cui è una quantità infinitesimale, è evidente che gli interferenti endocrini sono pericolosi a concentrazioni bassissime, impossibili da maneggiare. Un interferente endocrino famoso in Italia lo conoscete tutti, perché c'è stato qui l'incidente di Seveso. La diossina è anche cancerogena, gli altri effetti cui si è parlato di meno invece sono dovuti all'interferente endocrino. Di solito sono interferenti con effetti estrogenici. La cosa più clamorosa, ovviamente è un caso e non si può dire che è stato lui, è stato di una bambina di 4 mesi in Francia, hanno fatto un articolo super, che era figlia di agricoltori e giocava nel magazzino dei pesticidi, a 4 mesi ha avuto le mestruazioni, un po' anticipate rispetto. È uno degli effetti della, ovviamente, il tumore al seno che è aumentato a Seveso è dovuto all'effetto di interferente endocrino, perché gli estrogeni, come sapete, sono un fattore di rischio. Ma anche l'aumento di infarti che c'è stato a Seveso, che è stato attribuito allo stress del momento, perché erano agitati e morivano di infarto. In realtà non è stato pensato che uno degli effetti dell'interferente endocrino caratteristico è proprio quello degli infarti. L'altro effetto, lo dico a Seveso, è che è l'unico paese italiano in cui nascono più femmine che maschi. Di solito maschi, il rapporto è invertito, di solito nascono più maschi, poi restano più femmine perché i maschi muoiono di più. Voi sapete che i maschi oggi hanno una speranza di vita di 80 anni, le donne le 84 si fregano per 4 anni, ma anche da piccole sono più resistenti, quindi i morti maschi sono di più delle morti femmine anche attorno alla nascita. Questo è la diossina, ma in realtà di interferenti endocrini ce ne sono migliaia. La stessa CEE ha un elenco di 553 sostanze che sono commerciali, che devono essere esaminate con una linea guida per vedere se sono potenti o no. Questa linea guida è stata ferma alla commissione tecnica che doveva elaborarla per 15 anni. Per pressioni della Bayer soprattutto, per
che ha portato, sono stati anche denunciati. Adesso l'anno scorso finalmente è uscita la linea guida, ma su 553 interferenti la CE ne ha classificati 8. Ancora devi lavorare. In realtà sono di più, ci sono delle creme, delle... ci sono degli interferenti nei cosmetici per le donne, no? Ci sono nella schiuma antincendio, quella cascina di lodi che è andata a fuoco, è stata spenta con le schiume, nelle schiume ci sono i PFAS e sono finiti nel pozzo d'acqua potabile perché sono molto solubili. Questi interferenti endocrini hanno, e poi passo un altro, hanno avuto in Italia, a parte che sono diffusi dappertutto, per cui ce li abbiamo tutti quelli che vengono esaminati per la ricerca di un particolare tipo di interferenti endocrini, che sono i composti clorurati del carbonio, l'alchilfluorurati del carbonio, che si chiamano PFAS. PFAS sono fabbricati, adesso è chiusa, dalla Miteni, che è una fabbrica, che è una joint venture di Mitsubishi Eni, che sta a Trissino in Veneto. Una fabbrica di questi composti ha inquinato l'acqua potabile, perché questi composti, ho detto, sono molto solubili d'acqua, di 300.000 persone nel Veneto, di 4 province. Attualmente ancora, credo che l'abbiate sentito, è stato un po' silenziato, però è credo il più grave incidente industriale che mai sia capitato in Italia. Gli operai che sono stati analizzati dalla clinica del lavoro e da un medico di fabbrica hanno dei livelli di PFAS che arrivano fino a 5.000 nanogrammi. Quando per esempio nel New Jersey il limite è 2 nanogrammi, in Italia non c'è limite, non sono regolamentati questi composti e l'Istituto Superiore di Sanità ha messo solo un parere e il limite varia da 5 a 50 nanogrammi. Che danno hanno questi operai subito immediati? Gli si alza il colesterolo, perché sono interferenti endocrini, quindi interferiscono sull'attività dell'insulina, fra i tanti ormoni che attaccano. E voi sapete che se avete il colesterolo sopra i 200, il medico vi dice mettetevi a dieta, no? Perché vi viene il fatto ictus cerebrale. E questi operai avevano dei livelli spaventosi di colesterolo nel sangue. Hanno detto, ma non sono malati, hanno solo il colesterolo alto, che se ne frega. Ve lo banalizzo, però la conclusione aveva questo senso qua. In realtà, l'ho fatta io questa indagine di mortalità nel posto, cioè nei comuni dove c'era l'acqua contaminata. Non mi ha dato letta nessuno per circa 6-8 anni, però abbiamo dovuto per forza pubblicare su una rivista scientifica europea, se no a questo punto sono arrivati tutti, adesso c'è l'allarme. È aumentato per esempio nelle donne del 48% la morte di Alzheimer. Sono aumentati tutti i tumori, per tutte le malattie del 20%. Tumori poco, cioè solo del rene e del testicolo, però all'origo il tumore al testicolo è aumentato dell'80%. Che è una cifra spaventosa, perché di tumore al testicolo non si muore spesso, perché se si opera in tempo guarisce perfettamente, no? Per cui in realtà è molto preoccupante. E poi il tumore al rene anche. Per fortuna non sono due tumori cattivi, perché c'è una buona percentuale di guarigione, anche quello del rene, si toglie il rene. Produzione di cosa? Di tessino? Di questi PFAS, dopo vi dico dove vanno. Ma era una produzione di cosa? Questa azienda. Questi polifluoroalchilati sono delle sostanze chimiche che servono per producono all'estero comunque, perché per esempio la fabbrica Patagonia, che voi conoscete, che fa i vestiti,
fatti con questi PFAS, perché sono composti che resistono sia all'acqua che alle macchie, cioè sono sia repellenti per le macchie. La prima fabbrica italiana che poi è diventata Miteni era la Marzotto, perché le tende, tutte le stoffe che sono resistenti alle macchie, antimacchie, sono trattate con questi composti. Siccome sono composti molto resistenti al calore, ci fanno anche il fondo delle padelle, per esempio, cioè il teflon è fatto con i PFAS, quelli miei. E quindi adesso, per fortuna, dopo il casino di Veneto, abbiamo avuto una sola, no, adesso stanno anche facendo, filtrando, pulendo l'acqua, ma la prima cosa che è successa, perché l'industria è molto agile a nasare che diminuiscono le vendite e cambiano, hanno tolto i PFAS dalle padelle. Che è una soddisfazione, nel senso che è sicuramente un effetto del casino di Veneto. Possiamo fare una domanda? Quando è inerte così fa male lo stesso o è la lavorazione? Cioè l'amianto quando è inerte non produce? No, no, quando lei mangia, se lascia la padella poi ne mangia un sacco di cibo. Fai i grafi perché come a livello di tende, queste cose qua. La via principale di introduzione del PFAS è il cibo. È il cibo e l'acqua, cioè l'acqua che è poi un alimento. Se quando è messo lì inerte non fa più. Non è la via respiratoria nella pelle, è proprio l'ingestione. C'è stato un famoso incidente anche a Virginia, perché nel fiume Ohio dove passava la DuPont si usava come acqua potabile per 49.000 persone, hanno trovato quello che hanno trovato nel vento. Nella schiuma antincendio, l'ho detto, dovunque, no? Nella sciolina sotto gli sci, quella lì è fatta col PFAS. Mi fermo qui con le... In realtà cosa fa l'industria? I due più pericolosi si chiamano PFOS e PFOA, sono la parolaccia. Sono 8 atomi di carbonio, cioè catene di carbonio di 8 atomi legati al fluoro. L'hanno cessate e hanno cominciato a produrre quelli che loro dicono che non fanno male, che hanno invece solo 4 atomi di carbonio. Adesso producono solo quelli a 4 atomi, non hanno smesso. La Patagonia, che aveva il Gore-Tex lì, ha indotto la Norvegia a ritirare la legge che imponeva di distruggere tutte le cose, sono tonnellate di vestiti per dirvi come funziona la cosa, no? Dove stavo? Ah, niente, vabbè. Finito il PFOS, vi do anche un'altra informazione che ritengo importante e poi smetto. C'è un sistema che ha inventato adesso appunto un italiano che si chiama Paolo Cosignano, che conosciamo bene, che si chiama Occam. Occupational Cancer Monitoring. Allora, sui tumori è possibile fare un'indagine epidemiologica, cioè verificare gli effetti usando solo un computer. Allora, questo sistema vuol dire che una volta era fatto l'Istituto Nazionale dei Tumori, adesso purtroppo è passato prima all'ISPER, che poi è passato all'INAIL, quindi è l'INAIL che lo gestisce, che infatti non lo gestisce, c'è una boccata. Però questa è la situazione. Come funziona questo? Si prendono i dati di occupazione dall'INPS, pensionamento, e c'è tutta una storia lavorativa. Si prendono e tutta la storia lavorativa con le varie... Si prendono i dati che invece sono o nel registro tumori, chi ce l'ha, oppure nelle relazioni per i ricoveri ospedalieri, non mi ricordo più la sigla, che hanno tutte le ASL perché devono fare i conti, per cui sono precisissimi, non si dà uno, e si incrociano i dati di malattia con i dati dell'occupazione. Si fa prestissimo.
io ho fatto una mappatura delle sostanze cancerogene assieme all'ATS di Milano. L'ATS mi ha... ATS, non si chiama ASN, voi qui non si richiamate ATS, no, no, sono in Lombardia, ah, l'ASN di Milano. E mi ha trasmesso l'elenco delle fabbriche della città, che sono 1405. Io ho fatto un'indagine epidemiologica sulla frequenza dei tumori da lavoro, con tutti quelli che sono notoriamente legati alla professione. Su tutte 1400 persone, avendo le database del computer, ci ho messo 30 giorni a fare 1400 studi caso controllo. Non ci basta una vita se lo si fa normalmente, no? Perché normalmente devi beccarli tutti, devi verificare, fare il gestionaggio, è un casino, prendere le cartelle cliniche dell'ospedale, in realtà c'è tutto. Basta incrociare i dati e si fa. Beh, di queste 1400 aziende, 1150 hanno un eccesso di qualche volume, eccesso statisticamente significativo, rispetto agli abitanti, perché noi facciamo il controllo con l'anagrafe, e cioè con coloro che hanno lavorato in situazioni di commercio obbligatizie che non hanno esposizione al cancerogeno. C'è un elenco a Milano di 115. Qualcuna che noi pensavamo fosse una buona guida per l'intervento delle ispezioni per verificare, perché sono fabbriche aperte, non sono fabbriche chiuse, perché lì non le abbiamo considerate. È la prevenzione, cioè, secondo me, è una cosa che ci ha permesso di individuare 115 nomi di aziende che sono trasmesse all'ASL, che ha iniziato una verifica, non le ha fatte tutte, però prendendo, perché pericolosa, la più pericolosa era ovviamente una fabbrica di edilizia, la più grossa che c'era, più legata di Milano, è stata denunciata perché c'era un eccesso di tumore al polmone, di questo degli occhi. Cosa ho trovato come più frequente? Ovviamente i tumori al polmone, di mesoteliomi, e secondo i tumori al rene e alla vescica, per le amine aromatiche, essenzialmente. Poi ci sono i tumori alla pelle, ma i due più frequenti sono questi. Io credo che sia utile, ma abbiamo anche fatto delle vertenze, credo, che questa arma non sia lasciata morire, come stanno facendo, ma che sia messa in piedi. Tra l'altro, con Occam, se tu ti fai dare i ricoveri sui casi più gravi e non usi i tumori, ma usi, che ne so, le malattie da carico dei pesi, quindi quelle della colonna, oppure quello da movimenti ripetitivi al polso, alla mano, eccetera, no? La tendinite che viene per questo, oppure le broncopolmoniti, oppure quello che cavolo volete voi, tutte le possibili malattie o gli infarti, si fa la stessa cosa, cioè si può mettere in piedi un sistema operativo che controlli la frequenza degli infarti, per esempio, dagli esposti a interferenze endocrine. No. E questo, secondo me, è una cosa da non dimenticare. Noi stiamo cercando di attuarlo da un po' di 10 anni. In Lombardia, in particolare, è fermo per una questione stupida, ma proprio stupida, perché la Lombardia pretende dall'INAI i dati per essere autonoma e elaborare questa cosa, e l'INAI dice no, chiedeteli all'ISPES, perché è l'ISPES quello incaricato di fare, e la Lombardia no, richiede all'INPS e richiede all'INAI, e non vuole i suoi dati prima che arrivino a quell'organo che è per legge, perché c'è la legge in Italia che dice che si deve fare questo lavoro, che è stato assegnato all'ISS, non vuole fare una convenzione con l'INAI e quindi è bloccato tutto. E poi dice è colpa dell'INAI perché non mi dai i dati. Allora, questo per dire come è fermata la cosa. Io finirei qui se...